Nel 2017 sono stati avviati a riciclo più di 360.000 tonnellate di imballaggi in acciaio, di cui sono state immesse 480, per cui possiamo dire che 3 imballaggi su 4 in acciaio vengono oggi avviati a riciclo tramite Ricrea. Con lo stesso peso di 5 fusti in acciaio si può ottenere una panchina. Con 2.000 barattoli possiamo ottenere una fontanella, mentre con 50 bombolette spray possiamo ottenere il telaio di una bicicletta. Insomma, riciclare non fa bene solo all'ambiente, ma fa bene anche all'economia. Gli imballaggi in acciaio sono fatti da un materiale, appunto l'acciaio, che è un materiale riciclabile al 100% e all'infinito. Per cui se correttamente raccolti e riposti nella raccolta differenziata, vengono avviati a riciclo tramite il consorzio Ricrea, che è il consorzio che si occupa appunto di gestire il riciclo di questi imballaggi tramite degli operatori che, lavorando questo materiale, lo avviano all'acciaieria, che è la fase di riciclo finale. Questa iniziativa, che si chiama Capitan Acciaio e che è stata a Ferrara il 28, 29 e oggi si conclude 30 maggio, è un'iniziativa di sensibilizzazione sia per i cittadini, per far capire quali sono gli imballaggi in acciaio che oggi buttano insieme al vetro e agli imballaggi in alluminio, e anche per i più piccoli, per fare dei laboratori di attività, di sensibilizzazione e per creare il loro giocattolo. E sono assolutamente entusiasti della nostra iniziativa, sono parecchi i piccoli cittadini che vengono nel laboratorio del nostro stand di riuso creativo degli imballaggi in acciaio, dove appunto realizzano dei lavoretti insieme a noi, che poi possono portare a casa lavoretti partendo da imballaggi in acciaio come quelli che potremmo differenziare a casa, quindi la scatoletta del tonno, il barattolo dei pelati, quello dei fagioli, la bomboletta spray della vita di tutti i giorni. Noi li assembliamo qua insieme a loro per educarli appunto al riciclo degli imballaggi in acciaio.